mezzogiorno, buon sabato mattina dagli studi di TG2000, subito i nostri titoli. A Roma la CGIL in piazza per ribadire il no ai voucher e a ogni forma di precariato, due cortei nella capitale. Il rogo di Londra, il momento delle polemiche, la Premier Theresa May nel mirino, ieri sera a Campo San Piero una veglia per ricordare Gloria e Marco, il cordoglio del Papa per le vittime. Trump ammette di essere indagato per il Russiagate, poi il presidente promette di annullare l'accordo firmato da Obama con Cuba e annuncia nuove restrizioni. Dunque, in primo piano la manifestazione nazionale della CGIL scesa in piazza a Roma contro i nuovi voucher, ossia gli ultimi strumenti previsti dal governo per pagare il lavoro occasionale approvati con la manovra. Sono una nuova forma di precariato, secondo Susanna Camusso. Il servizio di Beatrice Bossi. La CGIL è tornata in piazza a Roma questa mattina per ribadire il no dei lavoratori ai nuovi voucher, ossia i libretti di famiglia e i contratti di prestazione occasionale che hanno sostituito i buoni per il lavoro accessorio. C'è chi ha parlato di gioco di prestigio e chi di strappo alla democrazia. Sono diverse le motivazioni che hanno spinto centinaia di persone a scendere in piazza oggi al fianco del sindacato. Innanzitutto non va il fatto che si siano prima abrogati e poi riproposti, violando il diritto dei cittadini che avevano sottoscritto un referendum di votare. Non va che non hanno avuto paura del confronto pubblico su un tema così importante come quello della precarietà e delle forme di precarietà. E poi non va che si reintroduce l'ennesima forma di precarietà raccontando che è un contratto, mentre invece è una pura transazione commerciale che non prevede nessun diritto per i lavoratori. La battaglia contro i nuovi voucher non si fermerà a questa manifestazione, ha aggiunto la leader della CGIL, che ha ribadito di essere pronta ad arrivare fino alla Corte Costituzionale per stabilirne definitivamente l'illegittimità. Introdotto dal governo con l'ultima manovra fiscale, approvata definitivamente giovedì scorso al Senato con voto di fiducia, i nuovi voucher hanno trovato contestazione anche da alcune costole della sinistra. Noi siamo sempre stati responsabili rispetto a questa maggioranza, è la prima volta che al Senato non votiamo la fiducia. Il messaggio di fondo è che quando si toccano democrazia e lavoro noi non ci siamo. Una manifestazione pacifica fino a questo momento con fischietti e slogan che inneggiano al rispetto. Sono due i cortei, uno partito da Piazza della Repubblica, l'altro da Piazzale Ostiense, che si ricongiungeranno in tarda mattinata quando è previsto il discorso di Susanna Camusso dal parco di Piazza San Giovanni. E dopo i disagi nella capitale, così come in tutta Italia, che ci sono stati ieri a causa dello sciopero del trasporto pubblico, oggi replica il ministro Delrio. Servono nuove regole dello sciopero dei trasporti, ha detto. Il paese non può essere ostaggio delle minoranze. Non è possibile, ha aggiunto Delrio, che si proclamino scioperi a prescindere, con rappresentanza del 10% dei lavoratori. Vanno coniugati insieme il diritto costituzionale allo sciopero e quello alla mobilità. E siamo alla tragedia della Grenfell Tower di Londra, il momento delle polemiche. Nel mirino la Premier Theresa May, che non ha incontrato i residenti, confermata purtroppo dalla Farnesina la morte della coppia di italiani Gloria e Marco. Il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai familiari arriva dal Papa. Il servizio di Marco Bergamaschi. Una veglia alla luce delle candele per commemorare le vittime del rogo della Grenfell Tower è accaduto ieri sera vicino allo scheletro del grattacielo londinese dilaniato dalle fiamme. I residenti hanno anche messo in atto una protesta silenziosa con cartelloni che invocavano giustizia per il Grenfell, pare ristrutturato recentemente ma con materiali economici. Proteste contro le autorità locali e nazionali che ieri sono sfociate nelle aperte e pesanti contestazioni anche della Premier britannica Theresa May. Si vuole sapere il destino dei propri cari, conoscere le cause esatte del disastro e quanto ci vorrà per avere una nuova abitazione. Sempre ieri la visita della regina Elisabetta e del principe William ai volontari e ai superstiti sfollati del grattacielo, dimora di molte famiglie di estrazione popolare e immigrate. Rattristato per la perdita di vite umane e per i feriti, Papa Francesco, che ha fatto arrivare tramite un telegramma firmato dal segretario di Stato, Cardinal Parolin, e indirizzato all'arcivescovo di Westminster, un messaggio di vicinanza a quanti sono stati colpiti dalla tragedia, esprimendo anche le sue condoglianze alle famiglie e l'apprezzamento per i soccorritori. Il bilancio ancora provvisorio destinato ad aggravarsi parla di 30 morti accertati, 70 persone disperse e 20 ferite, alcune in gravi condizioni. Tra le vittime da ieri sera vanno purtroppo anche contati due giovani veneti, Gloria Trevisan e Marco Gottardi.
E dunque la conferma della morte di Gloria e Marco è piombata ieri sera a Campo San Piero, proprio mentre lo abbiamo visto familiari e amici pregavano per i due ragazzi, oggi giorno di lutto. Lì per noi nella cittadina veneta c'è in diretta Luciano Piscaglia. Luciano, a te. Buongiorno da Campo San Piero. La notizia della morte di Gloria Trevisan e di Marco Gottardi, come dicevate, qui nel paese in cui vive la famiglia di Gloria, è stata data ieri sera in chiesa, all'inizio della veglia, che era stata convocata proprio per pregare per i due giovani e per esprimere solidarietà alle famiglie. Ad annunciare la morte di Gloria e di Marco è stato il parroco, Don Claudio Bosa. Fino a quel momento il dolore e l'angoscia di familiari, amici e compaesani era attraversato da un filo sottile di speranza che nessuno osava spezzare. Poi le parole del parroco hanno messo tutti di fronte alla tragica realtà. Gloria e Marco sono ufficialmente tra le vittime dell'incendio di Londra. E così è stata una veglia funebre quella di ieri sera, con la recita del rosario, alcune riflessioni del parroco e tante lacrime. Tante le persone presenti, provenienti anche dai paesi vicini, tanti i giovani. Non c'erano i genitori di Gloria, che hanno incontrato parroco e sindaco, ma hanno deciso di vivere quel momento nella loro casa con i familiari e gli amici più stretti. Si erano trasferiti qui solo da un anno. Qui hanno sempre abitato i nonni di Gloria, conosciuti da tutti. Sono dei paesi vicini gli amici e le amiche più care della ragazza, quelle che hanno ricevuto da lei quella tragica notte un ultimo messaggio d'addio. A Campo San Piero nessuno oggi ha voglia di parlare con i giornalisti, ma nei bar e in piazza non si parla sottovoce che di Gloria, di Mario e della loro giovane vita spezzata. Ascoltiamo alcune testimonianze raccolte tra ieri sera e questa mattina. Al termine la linea torna allo studio. Mi ha colpito la mamma, che con grande dignità e grande fede sta vivendo questo, custodendo nel cuore le parole ultime drammatiche che ha sentito. Ho visto il papà molto provato e ovviamente anche i nonni. Veniamo da due o tre paesi più in là, ho detto andiamo stasera a fare onore ai ragazzi e ai genitori. Anch'io ho un figlio che vive lontano e se fosse successo a me avrei piacere proprio di questo, di sentire una solidarietà, una solidarietà cristiana attorno a me. Essendo genitori è abbastanza, cioè, doloroso per me, perché conosco Pito, sono nonno e sono nonna. Io la conoscevo perché veniva a lavorare sulla nostra discoteca, veniva a trovarci ogni tanto, il venerdì sera, e è una splendida ragazza, solare, stupenda, brava ragazza. Io Gloria non la conoscevo, però tutta la comunità qui siamo tutti molto affranti. Sono cose che fanno molto pensare, perché non è possibile che due ragazzi giovani così, lontani da casa, possano morire. Non sono parole, cioè, anche se sono due ragazzi giovani che sono andati anche per farsi un futuro, quando succedono queste cose non ci sono parole. Cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. A Miami Trump annuncia di cancellare lo storico accordo di Obama con Cuba, un'offensiva lanciata dal tycoon dopo che era stato costretto a confermare di essere indagato nel Russiagate. Antonio Soviero. Effective immediately. Con effetto immediato cancello l'accordo unilaterale dell'ultima amministrazione con Cuba. One-sided deal with Cuba. Sono le 13:50 e Donald Trump parla a Miami ad una folla in delirio di esiliati cubani assiepati in un teatro di Little Havana. Fuori un'altra folla protesta contro le parole appena pronunciate dal tycoon. Si ritorna al passato, quindi, a poco più di un anno dallo storico accordo di Barack Obama con Cuba, il nuovo presidente statunitense azzera quell'intesa. Con toni durissimi, Trump definisce Cuba un regime brutale, annunciando nuove restrizioni su viaggi e flussi di denaro e allontanando l'ipotesi di una fine imminente dell'embargo. Il governo cubano parla di retorica ostile, ma sottolinea la volontà di proseguire un dialogo rispettoso con gli USA nei temi di mutuo interesse. È un Trump aggressivo d'attacco che prova così a uscire dall'angolo nel quale è finito per l'inchiesta sul Russia Gate. Ieri ha dovuto ammettere di essere indagato dal procuratore speciale Mueller per ostruzione alla giustizia, la stessa accusa che costrinse Nixon a dimettersi 45 anni fa. Ma non sarà facile con Cuba. Secondo un sondaggio, il 75% degli statunitensi approva l'apertura di Obama a L'Avana.
e poi c'è la macchina d'affari a stelle e strisce già avviata. Nel 2016 600.000 turisti statunitensi hanno visitato Cuba. Le società americane hanno incassato oltre 6 miliardi di dollari con un indotto di circa 13.000 posti di lavoro creati negli USA. Numeri che vanno contro la decisione di Trump che riporta le lancette della storia mezzo secolo indietro. Ora una notizia che arriva dal largo delle coste giapponesi. Alle 2.30 ora locale c'è stato uno scontro tra una nave militare statunitense e una nave mercantile con bandiera filippina, dispersi 7 marinai. La Guardia Costiera ha inviato 5 barche, 2 aeree e una squadra di soccorso nella zona a 12 miglia nautiche dalla penisola di Izu. Oltre ai dispersi si contano 3 feriti, tra cui il capitano della nave militare americana, tutti salvi invece i membri dell'equipaggio del mercantile. Cambiamo argomento. Amazon, una delle più grandi aziende di commercio online statunitense, espande il suo impero e sbarca nel mondo del cibo. Una vera e propria rivoluzione su scala mondiale per fare la spesa. Fabio Bolzetta. L'onda del mercato digitale investe anche i supermercati e la grande distribuzione. E così, dal mare del web, la spesa digitale sbarca sino alla porta di casa. A capitanare l'assalto è il vascello Amazon, la multinazionale statunitense leader nella vendita online di qualsiasi prodotto. Libri, dischi, abiti, scarpe, addirittura automobili, ma prodotti freschi sino ad oggi quelli ancora no. Ecco spiegata la mega operazione da 13 miliardi e 700 milioni di dollari. La mossa, andata in porto, ha permesso di acquisire la catena USA di prodotti biologici Whole Foods. Niente fila, tutto sarà ordinato dal proprio PC, tablet o smartphone. Ma anche la comodità ha un prezzo, perché toglierà casse e dai supermercati dipendenti. Eppure un supermarket senza cassa già esiste, anzi più di uno. Di Amazon, 2 sono a Seattle, si ordina a casa e la si ritira al parcheggio. Riuscirà l'azienda USA, dopo la rivoluzione dei libri digitali e dell'e-commerce, a cambiare anche le nostre abitudini? Non resta che provare per credere. Parliamo adesso di fine vita. Prosegue il percorso per l'approvazione della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. Non mancano le perplessità a riguardo. Le ultime arrivano dai notai. Sentiamo quali con Cesare Caboni. Ancora forti dubbi nella discussione sulle DAT, le disposizioni anticipate di trattamento. Gli ultimi in tal senso riguardano un punto fondamentale della legge, ovvero come e dove raccogliere le volontà di fine vita. Il compito spetterebbe ai notai, che però sono spaventati e perplessi all'idea di dover applicare, magari tra pochi mesi, una legge poco chiara. Occorre anzitutto un registro nazionale delle DAT che ne permetta la conservazione e la conoscenza in tempo reale in qualunque punto del territorio nazionale. Su questo la legge non è chiara e rimanda tutto a successive linee guida. Ancora tutta da chiarire anche la formulazione del documento per raccogliere le DAT. Sembra insomma che l'obiettivo sia quello di approvare una legge al più presto e solo dopo occuparsi davvero della sua sostanza. E soprattutto si vuole affidare ai notai una sorta di delega che sorpassi completamente il rapporto medico-paziente. In sostanza le DAT sono da sempre una specie di palla avvelenata, con i medici che, fiutando cause e denunce eventuali, chiedono norme stringenti applicate da giuristi o notai, appunto, e con questi ultimi che a loro volta chiedono certezze alle leggi e alla politica per non incorrere in disastrose sanzioni e casi da prima pagina. Immigrazione: circa 2.000 migranti sono stati tratti in salvo nelle ultime ore nel Mediterraneo in 18 diverse operazioni di soccorso. Si trovavano a bordo di 15 gommoni e 3 barconi. Alle operazioni coordinate dalla Guardia Costiera di Roma hanno preso parte un'unità navale della Marina, una nave del dispositivo europeo Frontex, un mercantile e mezzi di varie ONG. Dall'inizio del 2017 gli sbarchi sono aumentati del 17% rispetto al 2016, secondo il Viminale. E a proposito di immigrazione, in Puglia, a Borgo Mezzanone, vicino Foggia, terra nota per la piaga del caporalato, nasce una bella iniziativa che coinvolge anche i profughi. Una squadra di calcio multietnica, il Real Mezzanone, allenata da un giovane ghanese. Vediamo. L'entusiasmo c'è. La voglia di fare bene, di arrivare in alto anche. Loro sono il Real Mezzanone, squadra di calcio che nasce qui, in un borgo di grano emigrati a una manciata di chilometri da Foggia.
hanno dai 12 ai 18 anni e provenienze diverse: Italia, Nigeria, Ghana, Albania, Tunisia e Gambia. Simboli della società che partirà dalla terza categoria sono il giallo e il verde, che ricordano il grano, il sole, l'olio e la speranza, e il cobra, emblema di forza, legalità e saggezza. A fare da slogan tre parole: visione con ambizione, che fa sognare in grande. Con l'impegno si può fare tutto e possiamo fare quello che vogliamo. Dove volete arrivare? In cima alla vetta. L'allenatore è ghanese, ha 27 anni e tira calcio al pallone da quando ne aveva 13. È fiero dei suoi ragazzi, certo che il calcio li aiuterà a crescere. Usare questa maniera per dar loro possibilità, per capire regola di vita. Quando essere un allenatore con loro mi sento anche come fratello, perché abbiamo scherzi che scherziamo insieme, e questo è una cosa bella. Una squadra così qui ha un sapore particolare, perché vuole sconfiggere l'intolleranza e far trionfare l'integrazione, come spiega Don Stefano, tra i promotori dell'iniziativa. Lo sport in sé è un valore che mette insieme le persone, li rende gruppo, famiglia, la condivisione delle regole, del saper stare insieme. L'augurio che facciamo al Real Mezzanone qual è? È di saper camminare insieme. Così ci salutiamo, il telegiornale torna alle 18:30 dopo il Rosario. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.